Ma questa è casa tua? Questa è casa anche tua. Oh, grazie. Vieni, accomodati, che bello. Ciao. Ritrovarti. Ciao. Qui sto signore ringiovanisce, non c'è niente da fare. Del resto, quando si vive in posti non ameni, unici, straordinari, è facile. Allora, dovete sapere che questo signore, questo giovane uomo, vive non a Roma, non vive a Milano, vive in un piccolissimo centro abruzzese in mezzo alle montagne, in provincia di Pescara, giusto? Yes, yeah. Però lui ha 1000 volte più rapporti che ho io, che nonostante tutto vivo in mezzo allo spettacolo. Lui conosce persone in tutti i luoghi del mondo, molti dei quali si è andato anche a visitare. Allora, però, iniziamo dall'inizio, come si dice, una brutta espressione. Tu hai fatto per tanti anni che cosa? Ho fatto il capotreno. Il capotreno? Il capotreno, quindi viaggiavo a Pescara, e quindi venivo a Roma, andavo a Bari, andavo a Ancona, a Bologna, così. E il conto dei chilometri fatti in 30 anni? Tanti, ho provato qualche volta, poi mi sono arreso, tanti chilometri. Parliamo di centinaia, di migliaia, milioni forse. Penso senz'altro così, ma soprattutto a prescindere dai chilometri fatti, dalle esperienze di vita, le persone che ho conosciuto, insomma, che non era un semplice viaggiatore, anche perché facendo il capotreno dovevo intervenire, cioè, in qualche problematico. Cioè, tu ti sei trovato in mille situazioni. E dopo, di conseguenza, nasceva un rapporto con questa persona, perché aveva bisogno di aiuto, aveva bisogno di qualche altra cosa, e quindi... Ma di quegli anni c'è qualche bisogno in particolare che ti ricordi? Oh, yes, sì. Allora, mi ricordo quando... yes, non... poi c'è un motivo, poi lo spiego. Non è un vezzo, cioè, perché uno parla più inglese che italiano. Ma c'è, ascoltami. Allora... Scusa, Maria. Uno curioso è stato che venendo dal sud, così mi chiamano, ma guarda che là io sento un cattivo odore, ma pure un tipo una gallina. Vado dentro, insomma, apro la porta, ci stavo questo qua, e ho detto: signore, ma mi dispiace, insomma, portare una gallina, ma a prescindere che non hai il biglietto, insomma, così. Ah, non la posso portare, apri il finestrino, perché prima si va, apri il finestrino, no, e lo butta al finestrino, no, insomma. Buttato al finestrino. Sì. Fantodio. Ieri era possibile, oggi non si potrebbero aprire, aprire i finestrini. Viva dal finestrino. Fatti curiosi, ma pure qualcosa toccante, persone che si sono conosciuti e dopo mi hanno invitato quando si sono sposati, insomma. Addirittura una cosa... quindi hai fatto un po' da sensale di matrimonio. Questo nel lavoro. E l'ho fatto fin quanto diciamo così, con le prime rughe, uso sempre questa parola, prime rughe nel senso dell'età, diciamo così. Sentivi il bisogno di allargare un po' i tuoi orizzonti? Sì, mi sono stancato, perché Pescara mi stava già stretta. Pescara, anche se non è Roma. No, che Pescara è una città bellissima. Questo lo dico, non lo dico a tutte le città, la maggior parte delle città italiane sono belle. Però Pescara non è conosciuta come dovrebbe. Però, stando sul mare, aveva 180 gradi, diciamo, per i parcheggi, per allargarsi così, ed era problematico la circolazione, già parlo di tanti anni fa. Pensa un po'. Parcheggiare. Oggi so che sei rimasto traumatizzato a Roma, dillo. Dillo. Sì, è vero, te l'ho detto prima, insomma. Io mancavo da tanti anni a Roma. Un po' peggiorato, No, un po'. È parecchio, vabbè. Ok. Lasciamo stare, però tu finisci a lavorare nelle ferrovie per decenni, hai girato in largo e in lungo l'Italia, però trovi, e qui è interessante come l'hai trovato, un luogo lontano un po' da tutto. Yeah, e io voglio sapere come è nata questa ricerca e questo tesoro che hai trovato. Sì. È stato un caso? È stato un caso, proprio giravo nelle giornate libere, per trovare un rudero, per trovare qualcosa, mi informavo. E fin quando fortunatamente incontrai... Sei arrivato tu, perché ancora non abbiamo detto il luogo. A Corvara, un paesino dell'Abruzzo, da non confondere... Allora, siccome stiamo parlando di Alto Adige... Di non confondere... Uno dice, vabbè, Corvara è uno dei centri più importanti dell'Alto Adige. No, questo è Corvara,
in Abruzzo una collina con le montagne vicino, che si vede la Magliella, ma non c'è niente vicino, non c'è nulla. Niente. Nel paese antico tre persone ci vivono. Ci sono tre persone. Tre persone ci vivono. Tu ti sei però, hai avuto subito un'attrazione. Ma non del paese, a me occorreva la natura. E poter fare un orto. Ecco, le tue prime richieste erano queste? Erano queste. E fortunatamente incontrai un signore che quando gli dissi che cercavo qualcosa mi disse: sì, c'è un giornalaio che sta ristrutturando. Il giornalaio... Era giornalista. No, ero Bruno Cerace. Però la cosa bella che non è che ti hanno accolto dicendo vieni. No. All'inizio ti hanno pure trattato male. Ero diffidente. Quando gli dissi che ero di Pescara, i pescaresi non sono persone serie, mi disse. Insomma, ti restai così, però ho lasciato andare. Però poi tornai a trovarlo, fin quando un giorno: Marino, guarda, abbiamo trovato la masseria per te. Hai trovato la chiave per aprire il suo cuore e si è diventati grandi amici. Ma che scherzi. No, ma il fatto che la masseria era una casetta con due stanze. Non era la masseria classica. Marino, la storia diventa ancora più interessante, però adesso dobbiamo fermarci un attimo. Devo dire una cosa importante, come vedi sto anche cambiando atteggiamento. Carta e penna ce l'avete? Bene. Vedi Camper ogni giorno e togli il medico di torno. Ci vediamo tra un po'. Siamo di nuovo con Marino Recchini per 30 anni, capotreno, già del mondo e quant'altro. Dopodiché, in questo posto ameno, meraviglioso, però in mezzo a un'area interna dell'Abruzzo, fa accoglienza e crea negli anni una serie di rapporti, di amicizie che lo portano a girare il mondo. Tu sei legatissimo, per esempio, all'Australia. Quante volte ci sei andato? In Australia 13 volte. Cioè, 13 volte in Australia, ospitato dalle persone che lui, a sua volta, ospita in Italia. Conosciuto e conosciuti in quella catapecchia. Ma non è la catapecchia, è un posto bellissimo, cercatelo perché vale la pena andarlo a visitare. Okay. Mi volevi raccontare un aneddoto legato a un camper. Che è successo? In Australia normalmente ci sono le roulotte. E molti caravan park ci sono. Cioè, la gente vive là, vicino della casa? No, anziché dei camper, però una famiglia che conoscevo ha comprato un camper, è andato in pensione questa famiglia, non aveva la casa, era in affitto, e sono partiti per l'Australia dopo la pensione. Questi qua dopo circa un anno si trovavano, prima di Sydney si trovavano, poi l'anno successivo mi telefona l'amico: oh, sai Cristina, è morto il marito, l'ha sotterrato a Koh Saba, un paese dopo... E lei ha proseguito il viaggio. Da sola? Da sola. Ha conosciuto un uomo, Sei risposato? Prima non si è risposato, ma insomma, ha continuato il viaggio. Questo per tutta la vita lo farà. E tu ti chiama, ogni volta dice che è successo? Ogni tanto, poi gli altri amici me lo dicono. Poi si è sposato, mi pare, proprio con questo qua. Poi si è rotto una gamba, prima di Brisbane. Dopo è stato un mese fermo e adesso sono 3 anni che sta viaggiando e sta per arrivare a... E sono tutte persone che hai conosciuto tramite la buona tavola, la natura e l'amicizia.